L'Unione Europea apre un nuovo capitolo con l'Iran. La responsabile della politica estera europea, Federica Mogherini, a capo della missione composta da 7 commissari dell'Unione, si è recata a Teheran per siglare intese per la cooperazione nei settori, tra gli altri, dell'economia e dell'energia. Ma l'avvio della nuova era è però ostacolata indirettamente dalla decisione degli Stati Uniti e delle banche americane di mantenere le sanzioni economiche contro l'Iran per la questione dei diritti umani ed un presunto appoggio a gruppi terroristici da parte di Teheran. Abbiamo fatto pressione sugli Stati Uniti e chiesto all'Unione Europea di fare lo stesso, ha spiegato il capo della diplomazia iraniana. Washington dovrebbe permettere alle banche non americane di lavorare con l'Iran. Stiamo facendo il possibile, ha aggiunto Federica Mogherini, per rassicurare il sistema finanziario e bancario sul fatto che forniremo tutte le informazioni necessarie. E ovviamente in Europa non possiamo costringere i nostri referenti a realizzare dei passi contro la loro volontà. La sfida ora per normalizzare i rapporti con Teheran e convincere le banche europee ad aumentare le linee di credito verso la Repubblica Islamica, spiega il nostro corrispondente. Iran e Europa sono in procinto di iniziare un nuovo capitolo delle relazioni economiche dopo l'accordo sul nucleare, ma le sanzioni statunitensi sulle banche iraniane vietano l'uso del dollaro negli scambi internazionali ed influenzano lo sviluppo dei rapporti commerciali ed economici tra Iran e Europa. Javad Muntazeri, Euronews, Teheran.